Buongiorno e benvenuti a questa nuova diretta di Ruota in Pista su YouTube. Oggi si parla di guida, anche se ancora non possiamo metterci al volante, speriamo di poterlo fare presto. E allora, chi meglio di Gianluca Calcagni, nostro ospite di oggi, può darci qualche suggerimento per gestire magari qualche situazione un po' di emergenza. Allora, Gianluca è un pilota, prima di ogni altra cosa. E soprattutto è il titolare della Calcagni Driving School. Buongiorno Gianluca e benvenuto su Ruote in Pista. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Gianluca, cominciamo dai tuoi trascorsi. Tu sei un pilota. Da dove hai cominciato? Quando hai cominciato? E che cosa ti ha spinto a diventare un pilota? Bellissima domanda. Mi ha spinto a diventare pilota, iniziare il pilota è una grande passione, una grandissima passione che ho avuto direi da sempre, da quando ero piccolo, piccolo, piccolo e addirittura proprio in ogni circostanza per me la cosa più importante era fare il rumore di un motore, il rumore di una macchina anche alla prima comunione, così era in coda, per me era l'importanza era sorpassare o scalare o aumentare le marce. Questa grande passione ritengo sia stata un po' la fortuna sia dal punto di vista curriculum agonistico sia dal punto di vista azienda, perché è la stessa identica passione che oggi uso che ci metto per insegnare ai ragazzi e per trasmettere il mio know-how il più possibile. Ho iniziato da piccolo perché comunque ho iniziato come tendenzialmente quasi tutti i professionisti fanno, iniziano per gioco con il go-kart, da un gioco è diventata una cosa sempre più importante e sempre più seria. Perché devo dire la verità, è un problema che ho avuto io, è un problema che hanno tutti anche oggi. Con il go-kart si inizia a 8 anni, 9 anni, 10 anni e quindi si va a scuola tendenzialmente all'elementare, al massimo puoi iniziare quando vai alle medie, quindi unire lo sport, la professione con la scuola non è affatto semplice e quindi devo dire che nel momento in cui arrivavano i risultati, grazie ai risultati arrivavano le proposte dalle case madri costruttrici di go-kart o comunque grazie agli aiuti che tutti, chiunque vale per me, ma ritengo che se tutti fossimo sinceri, tutti abbiamo avuto aiuti per iniziare perché lo sport è uno sport costoso, lo era, lo è e lo sarà sempre. Quindi per iniziare bisogna ringraziare tante persone come io ringrazierei, dovrei fare una lista in primis l'azienda Traini e Torresi che per me è stata l'azienda che mi ha portato a poter praticare questo sport e questo sogno. Da lì, ripeto, i risultati mi hanno aiutato tantissimo a tal punto che quando sono passato in auto, in macchina nel 1996 con la Formula Campus, che era una categoria che fece proprio Luca Drudi, che oggi è il papà di Mattia Drudi, un pilota molto valido e un professionista Audi oggi. È una categoria indovinatissima per più motivi. Il primo motivo perché economica, abbordabile per tutti. E lì è stata la fortuna un po' per me e per tanti altri piloti che sono arrivati gli anni dopo, uno tra questi Gianmaria Bruni, perché nel momento in cui ho fatto la mia prima gara l'ho vinta. Il fatto di vincere la prima gara è stato un grande successo, ovvio per chiunque fa la prima gara e vince la prima gara, un esordio, ma era un esordio anche per la categoria, quindi di conseguenza questa vittoria mi ha portato su tutti i giornali Renault, su tutti, mi ha portato tanta notorietà. A quel punto, dopo aver fatto la Formula Campus, mi si sono aperte diverse porte, gli sponsor si sono invogliati sempre di più, perché comunque la verità è questa, che nel momento in cui lo sponsor crede in te, è chiaro che se vinci crede sempre di più in te e tanti fanno sacrifici a partire dai genitori, dalle famiglie. Sono approdato con il team Lucidi nella Formula 3 federale, dove
una delle mie più grandi regole da seguire sono state sempre quelle di scegliere il team vincente. Questo, devo dire la verità, vale per tutti se uno può e se è ben accetto, perché ricordiamoci sempre che uno può anche scegliere il team vincente, bisogna vedere se il team ti vuole, che se sei un perdente il team vincente non diventerebbe più vincente. Quindi di solito quando, ecco, fino alla Formula 1, quando uno dice Lewis Hamilton vince con la macchina migliore, ma è la macchina migliore che vuole Lewis Hamilton, è Lewis Hamilton che vuole la macchina migliore, perché se Lewis Hamilton non fosse stato Lewis Hamilton sicuramente la Mercedes non l'avrebbe preso. Quindi questo vale in tutte le categorie sin da piccoli, e il fatto di quindi di essere preso dal team Lucide era il team storico che ha vinto in tutte le categorie che ha fatto propedeutiche. Io la fortuna è stata che al primo anno ho vinto il campionato, diciamo, non ricordo, ma quasi tutte le gare, contro piloti come Gabriele Lancieri, Paolo Montin, piloti di grido come tanti altri, ho nominati due, e sono piloti che ritengo di alto livello e che ho sempre stimato e considerato piloti molto molto veloci, e che poi l'hanno dimostrato con gli anni. Per passare poi, dopo aver vinto il campionato, alla Formula 3, anche lì ho scelto la Prema, ma mi ha scelto la Prema. La Prema è la squadra dove pochi anni prima di me c'era Jacques Villeneuve, dove oggi corre Mick Schumacher, il figlio di Michael Schumacher, dove hanno corso una lista di piloti, tra cui Leclerc, per noi tifosi della Ferrari, con la Prema, una lista di piloti che hanno lasciato comunque, hanno segnato un po' la storia nella squadra Prema. E l'esordio anche lì in Formula 3, dove fondamentalmente c'erano tantissimi piloti, ricordo che io quando ho iniziato in Formula 3 alla prima gara c'era Maurizio Mediani, che non ricordo se era il quarto, il quinto o il sesto anno di Formula 3, Michele Gasparini che era il quarto, il quinto o il sesto anno di Formula 3, e io e Paolo Montin, gli stessi del Formula 3 federale, io ho vinto e lui è arrivato secondo, partivamo in prima fila alla prima gara. Quindi diciamo che anche lì dimostrare che ogni volta che sali in macchina o ogni volta che fai una gara comunque si parla di prima fila o di seconda fila o di prima posizione e seconda posizione, questo per un pilota è un grande aiuto. Purtroppo poi la gara non è stata potuta fare perché in quella gara, in quell'evento, c'è stato un incidente bruttissimo dove ha perso la vita Corsini nelle categorie inferiori, quindi hanno rimandato la gara, e questo mi ha portato poi ad approdare in Formula 3 l'anno dopo con lo Junior Team Benetton, che anche lì prima volta che succedesse una cosa del genere in Formula 3 in Italia in un Junior Team, dove ho perso, diciamo vinto, ma poi ho perso il campionato per 3 punti, perché mi sono stati tolti esattamente, se non ricordo male, 18 punti per un contatto che ho avuto ad una gara che ho vinto a Pergusa, e quindi sub giudice dopo la classifica sono stati tolti questi punti e quindi mi hanno fatto perdere il campionato. Per me quello è stato un po' fatale, perché avevo degli accordi con Rocco Benetton e con la Benetton diversi, che se vincevo avevo un qualcosa, se arrivavo secondo ne avevo qualcun'altra, e quindi purtroppo questo episodio mi ha portato a prendere delle scelte in Formula 3000, dove ero pagato dalla federazione, dove io prendevo un riconoscimento dalla federazione come migliore italiano in quel momento che veniva dalla Formula 3, e dove non pagavo perché avevo contratti per 2 anni a costo zero da un'azienda, la Monaco Motorsport di Monte Carlo, dove purtroppo anche lì al primo anno in Formula 3000, non me lo ricordo male, ma comunque se non ricordo male la prima gara o partivo in prima fila o in seconda fila, comunque anche lì andavamo molto forte, abbiamo fatto il primo anno e ho concluso sesto in Formula 3000 Italia, nell'Euro 3000, per poi approdare in Formula 3000 internazionale, e lì è stato un po' dove mi hanno troncato un po' le gambe, perché purtroppo non per cause mie ma per cause finanziarie loro, per problemi molto molto grandi che ha avuto la Monaco Motorsport, si sono ritirati dal campionato dopo la gara di Imola, e pensate che io correvo a Imola insieme alla Formula 1, in concomitanza con la Formula 1, e il lunedì nel momento in cui è terminata la gara e ho chiamato l'ingegnere per parlare con dei dati telemetrici, ho scoperto che il team non esistesse più e che la notte non esistevano più le macchine, il capannone era vuoto. Quindi una storia brutta da raccontare per adesso, ma brutta soprattutto per me da vivere,
e questo mi ha impossibilitato di arrivare in Formula 1, ma non è detto che ci sarei arrivato, non sono così presuntuoso, perché oggi arrivare in Formula 1 è veramente difficile, sono 20 posti al mondo di tutte le nazioni, quindi direi non 20 posti, se no è sbagliato dirlo, ma uno o due posti al mondo per essere un italiano, perché 22 italiani in Formula 1 non esisteranno mai, non sono mai esistiti. Quindi un pilota per arrivare in Formula 1 deve dire sono o uno o i due dei super eletti, non 20, perché già sarebbe tanto, 20 magari. E purtroppo però, oltre a questo, mi ha danneggiato anche per le altre categorie, perché all'epoca, quando io correvo il Formula 3000, ancora non esisteva il GT come oggi, quindi diventare un professionista non della Formula 1 ma di altre categorie oggi come oggi sarebbe stato possibile. Prendiamo un pilota di Formula 2 come Ghiotto, se non corresse in Formula 2 oggi come oggi andrebbe nel GT. All'epoca dove andavi, che il GT non esisteva, andavi nel Super Turismo, ma nel Super Turismo c'erano i veterani da 22 anni, Tarquini, bravissimo, professionista, velocissimo, Giovanardi, Larini, Morbidelli, dove hanno 50, hanno superato un bel po', quasi 60 anni, ancora corrono. Questo fa capire che ha creato delle difficoltà per i giovani per emergere, perché i posti erano occupati già da lui. Hai fatto dei nomi che mi hanno ricordato la mia gioventù, appunto Tarquini, Tamburini, sono stati i miei istruttori alla scuola di guida. Senti, riallacciandomi al discorso che hai fatto sulla Formula 1, che rimane, penso, per tutti i piloti comunque l'obiettivo ultimo, e alla luce anche dell'evoluzione che c'è stata proprio in questi in questo periodo di, ahimè, reclusione a casa dei simulatori di guida, tu credi che questi simulatori o comunque queste competizioni che si fanno virtualmente siano propedeutiche per un pilota per poi raggiungere anche alti livelli come la Formula 1? Dipende, la risposta è difficile darla, dire e i simulatori sono propedeutici, sì. Il simulatore, viviamo in un mondo virtuale, viviamo in un mondo dove è già attuale, non è il futuro, la simulazione, quindi per allenarsi, per provare, per testare, per imparare, il simulatore di guida, se un simulatore valido, dinamico, noi lo abbiamo anche aziendalmente con la scuola e con la parte motorsport, il simulatore dinamico, perché io sono uno di quelli che crede molto nel simulatore. Però faccio un appunto, dipende uno come lo imposta. Se il simulatore viene impostato come gioco non serve a niente, se viene impostato didatticamente si può fare un grandissimo lavoro, si può fare un lavoro didattico, si può vedere gli errori, le cose giuste, le cose sbagliate di un allievo o di un pilota, si può imparare a frenare con il sinistro, visto che oggi è diciamo obbligatorio quasi in tutte le categorie. E si può fare veramente un bel lavoro. Ora penso che in questo momento, il momento che stiamo vivendo tutti, che è un momento molto molto difficile, ritengo che lo facciano anche per un motivo di interesse, perché è l'unico modo per poter vedere un pilota di Formula 1 guidare una macchina da casa, e quindi organizzare un campionato o le gare virtuali sicuramente hanno anche uno scopo molto mediatico, però è giusto che sia così, perché comunque le persone si vogliono divertire, dobbiamo passare la giornata a casa e quindi trovare il modo di occupare la giornata con piuttosto vedere Leclerc o Giovinazzi che giocano con il simulatore, è un qualcosa che piacerà a moltissime persone, a partire da noi appassionati. Assolutamente. Senti, nel tuo excursus, diciamo così, sportivo da pilota, hai veramente fatto tutte le tappe, diciamo. Se non fosse stato per quella battuta d'arresto a fine carriera, tra virgolette, chissà, magari oggi avresti anche potuto correre in Formula 1. Però questo ha dato il via a una seconda vita di Gianluca Calcagni, che è la Progetto Eventi. Ci vuoi raccontare un attimo cosa fai oggi? Sì, allora effettivamente grazie al mio passato agonistico e grazie a un passato professionale da istruttore ad alto livello, ho aperto un'azienda che si occupa dalla sicurezza stradale in primis, con esattamente la Calcagni Drive School, che si occupa di corsi di guida sicura, sportiva, agonistica, drifting, eventi aziendali per i privati, per le aziende, per gli enti, perché comunque fondamentalmente il corso di guida sicura è stato visto sempre come forse sotto certi punti di vista, sbagliando anche in passato la parola corso di guida, molte persone sono convinte che il corso di guida voglia dire correre,
e invece l'avremmo dovuta chiamare scuola di guida, no? Come esiste esattamente la scuola guida, perché effettivamente è una scuola dove si impara a, in posti adatti, in palestre adatte, piazzali, cartodromi, autodromi, cambierebbero soltanto i costi, ad imparare in palestre adatte dove non ci sono bambini, case, alberi, animali che ti attraversano la strada, quindi soltanto lì si può imparare a guidare la macchina, e con istruttori e con professionisti che hanno tanto di know-how e tanto di nome e cognome per informarsi e per capire se chi insegna è all'altezza di insegnare o no, non è soltanto legato a un aspetto curriculum sportivo, ma legato proprio anche a un sapere, a un know-how, a un'esperienza. Se uno non ha un'esperienza, forse al mondo l'unica cosa che non si può acquistare è l'esperienza, un vissuto. Se uno non ha l'esperienza, ha un pezzo che manca, e quindi diciamo è un problema che l'istruttore, non avendo l'esperienza, si porterà dietro a vita. Nel caso nostro, invece, che veniamo da un mondo agonistico, abbiamo sicuramente la facilità per avere un'esperienza, un vissuto e un know-how. Abbiamo la difficoltà di sapere insegnare, che non è detto che un bravo pilota sappia insegnare, e quindi qui è un grande lavoro che bisogna fare. Noi come scuola, noi come azienda, o un po' le aziende che lavorano in modo professionale, devono formare i propri istruttori, perché delle volte convinti di saper guidare sono convinti di saper insegnare, e questo non è affatto vero, non è così, e quindi c'è bisogno di tanta formazione. La mia azienda poi, ripeto, ho fatto delle scelte. Le scelte sono state mirate, nel senso che innanzitutto, per quanto riguarda l'azienda, è divisa su due settori. Calcagni Driver School è una holding che si occupa di scuola di pilotaggio, quindi diciamo di corsi di guida, eventi, incentive, team building, come ho detto prima, e una parte prettamente motorsport. La Calcagni Motorsport, che è piccato purtroppo per il momento, ma abbiamo vinto la 24 ore alla prima gara, effettivamente sono fortunato che all'esordio mi dice bene, ma anche all'esordio del team Calcagni Motorsport a dicembre abbiamo vinto la 24 ore di Adria con un equipaggio partito da zero, partito da un corso di guida sicura, e sono arrivati ad essere, dopo tanto, tanto, tanto allenamento, sacrificio, volontà, passione e quant'altro, sono riusciti a vincere insieme a me, perché io ho corso soltanto gli ultimi due stint, la 24 ore di Adria, dove non nomino i piloti, ma vi garantisco c'erano piloti di Formula 1, ex Formula 1, tanti piloti validi, dove io sono entrato nel momento in cui era il momento di entrare, perché sono stati bravissimi per 20 ore a tenere la macchina in pista con condizioni di bagnato, neve, ghiaccio, freddo, buio, sole, tutto, e nel momento chiave sono entrato per sperare di vincere la gara, e così è stato, passando il primo mentre eravamo in seconda posizione. Ma ripeto, se non fosse stato per questo momento che stiamo vivendo, saremmo già partiti con il campionato Coppa Italia TCR, Coppa Italia Turismo, con la Peroni Promotion, perché la mia clientela era interessata a correre in quella categoria, e ritengo che quella categoria sia la categoria giusta per il mio momento. Quindi diciamo copro tutte e due le parti, potenzialmente da una scuola, un corso di guida sicura, da un neopatentato, che io la decisione drastica che ho preso con la scuola è stata quella di iniziare dai neopatentati, con un accordo con le autoscuole, come vedete ce l'ho anche sulla camicia, perché diciamo siamo quasi un tutt'uno, le autoscuole Furia 1935, ma loro sono un gruppo di autoscuole, sono proprietari di un consorzio, quindi hanno tante autoscuole al di sotto di loro, e tra l'altro io sono testimonial delle loro autoscuole, dove siamo partiti dai ragazzi neopatentati. Da dove nasce il problema? Il problema sulla sicurezza stradale dice che le statistiche dicono che la causa principale di morte è da 18 a 26 anni. Qual è il motivo di aspettare 26 anni per fare un corso di vita sicura? Insegniamoli a 18, può darsi che ce li facciamo arrivare a 26 anni, quindi io non penso che certe volte sia così difficile capire qual è la causa dell'incidente stradale mortale, ma intanto iniziamo da noi, iniziamo a insegnargli a guidare la macchina nei posti adatti, e insegniamo a insegnarglielo con persone che sono all'altezza di poterglielo insegnare. Poi questo mi ha portato a prendere scelte del tipo fare un centro di guida sicura privato nostro, mio
insieme alle autoscuole Furia 1935, che ci permette di avere un terreno di 25.000 metri asfaltato, bagnato, irrigato con dei cementi fatti apposta per abbattere i costi, e questo ha permesso di prendere di avere la possibilità di poter fare i corsi ai ragazzi delle autoscuole, che i margini vi garantisco non sono alti. Ma il messaggio sociale è stato fortissimo, è stato spinto tanto, ma non perché pubblicizzato da me a pagamento, ma perché appoggiato, perché sponsorizzato da Radio Radio, che è la radio del Lazio, dove loro credono in questa cosa, quindi non è uno spot pubblicitario, ma è un credo, è un credere nel sociale, sulla sicurezza e sulla sanità. Loro sono molto forti su questo e quindi hanno contribuito tanto ad aiutarmi a spingere questo messaggio sociale. Per poi fare la stessa cosa a Milano, esattamente a Pavia, con un terreno privato, dove possono utilizzarlo anche gli altri, ma comunque è privato per noi, per fare sempre i corsi di guida sicura per le aziende e per i privati, per abbattere i costi e per avere un terreno che potenzialmente può essere aperto 365 giorni l'anno, può essere aperto di giorno, può essere aperto di notte per la guida notturna, perché è nostro, è come un giardino di casa. E quindi l'importante è avere gli strumenti adatti, che sono l'irrigazione, avere la resina, avere le vetture. Abbiamo le vetture con i doppi comandi, penso l'unica scuola di pilotaggio che ha le vetture con i doppi comandi, quindi l'istruttore non solo può parlare, non solo può intervenire, non solo può aiutare, ma può anche intervenire con acceleratore, freno e frizione. Quindi diciamo abbiamo tutti i requisiti per poter far bene. Tutto questo fermo restando tutto il resto che ho sempre fatto, quindi concorsi in pista in tutto il territorio nazionale per le aziende e per i privati, dove i costi sono sicuramente più alti, fino ad arrivare ai corsi agonistici che sono notevolmente più alti, ma sono cose diverse, sono vetture diverse, sono differenza tra un piazzale e un autodromo, i costi sono tanto differenti. E anche l'istruttore in pista, ho la necessità di avere un tipo di istruttore, sul piazzale per corso di guida sicura ho la necessità di avere un altro tipo di istruttore con altri costi. E quindi diciamo le cose, ringraziando sempre la, io ringrazio sempre, ripeto, fondamentalmente la mia passione, perché penso che è un po' anche quello che stiamo vivendo adesso, è un momento duro, un momento difficile, ma sono sicuro che inventerò cose nuove, ci inventeremo cose nuove, e chi ci aiuterà è la passione, la volontà e la voglia di trasmettere tutto quello che io so, che ho fatto, agli altri. E fino adesso questo mi ha sempre pagato e spero che mi continuerà a pagare. Senti, quali sono gli errori più frequenti che tu vedi nei ragazzi giovani che ti arrivano dalle scuole guida, per esempio per fare dei corsi di guida sicura o come dici tu giustamente, una scuola di guida sicura? Allora, gli errori più grandi che arrivano dai ragazzi sono il non sapere. Purtroppo sanno poco perché gli viene detto poco. O meglio, ma non per colpa delle autoscuole, ho capito questo standoci dentro, e chi non l'ha capito è perché non ha avuto l'esperienza che ho avuto io con le autoscuole. Io adesso ho un'idea chiara di quali sono i problemi. Le autoscuole fanno il loro lavoro, chi meglio e chi peggio, ma fanno il proprio lavoro, ovvero quello che gli viene chiesto dalla motorizzazione. Se la motorizzazione gli richiede di fare la prova del parcheggio, loro fanno la prova del parcheggio, ma se la motorizzazione gli chiedesse anche spiegagli che cosa vuol dire trazione, loro gli spiegherebbero cosa vuol dire trazione, ma dato che non glielo chiedono, i ragazzi escono dopo aver preso la patente che sanno parcheggiare. In un incidente, un morto in un parcheggio, io non l'ho mai visto nella mia vita, o comunque le statistiche non dicono questo, e però purtroppo non sanno neanche che trazione è la macchina loro. I ragazzi non sanno niente per guidare in sicurezza, sanno poco, troppo poco, per diminuire gli incidenti stradali mortali. Seconda cosa, che cosa sanno chiaramente? Il codice stradale. Questo è vero, l'unica cosa che forse noi nei corsi di guida sicura abbiamo modificato, perché noi dobbiamo dire di più del codice stradale, loro dovrebbero dire di più di come si guida un'auto. E fondamentalmente questo è il vero problema che i ragazzi riscontrano nel momento in cui vengono a fare un corso di guida sicura, laddove si convincono di venire. Perché? Perché non riescono a capire e dicono: ma perché devo fare un corso di guida sicura? Ho preso la patente, vuol dire che sono bravo, e perché devo venire? Sono bravo. Ecco, il danno è doppio, non solo non dicono, ma il fatto di avergli dato la patente
per loro vuol dire saper guidare l'auto, e quindi il sabato sera sono autorizzati ad andare a qualsiasi velocità, in qualsiasi strada, in qualsiasi condizione, pioggia, neve, ha mai guidato sulla neve? No, sa dove è la trazione? No, vabbè, ma lui va in montagna. Tutto questo, ragazzi, io direi in modo simpatico, direi sveglia, la guerra è finita, se volete salvare la vita umana dei vostri figli, o li mandate a fare un corso di guida sicura da veri professionisti, o ai vostri figli non mi dite stupidaggini, ma non li volete bene. Questo è il vero problema. Oppure siete convinti di volerli bene, ma non vi hanno spiegato la strada giusta. Quindi la patente va bene prenderla, anche perché in pista non potreste neanche entrare senza patente. Ma sappiate che io ho un terreno privato anche per questo, perché possono fare i corsi. Il figlio di Giancarlo Fisichella l'ha già fatto a 16 anni, perché possono, e la figlia anche, ma il figlio aveva 16 anni, perché ha un padre prudente, ha un padre che sa quello che dice, ha un padre che, come tanti altri, devo dire, ma ho fatto un esempio perché è carina la cosa che un pilota di Formula 1 mandi a fare il corso di guida sicura, perché vuol dire che l'umiltà, che è quella, la cosa che l'ha sempre caratterizzato fino alla Formula 1, lo ha caratterizzato anche in questo caso. Perché? Perché essendo un terreno privato si può entrare anche senza patente, purché uno arrivi ai pedali. Tutto questo, io penso che questo è il futuro, questa è la soluzione per salvare la vita ai giovani. E dire qual è il problema più grande in particolare è difficile. Il problema più grande per me è questo, sapere troppo poco. Poi dopo il problema più grande è quello di vedere ragazzi che fanno la curva con la frizione abbassata perché fondamentalmente non sono riusciti a scalare e quindi hanno paura e quindi fanno la curva con la frizione abbassata. Oppure ragazzi che sono terrorizzati di fare la rotonda in seconda marcia, come se le rotonde si dovessero fare in seconda marcia, non so su quale libro l'hanno studiato, anche perché i cambi automatici non farebbero mai la rotonda in seconda marcia, visto che un cambio, se rimane in quinta, puoi fare la rotonda anche in quinta marcia, ma la discriminante è la velocità e la tecnica di guida, e non di certo la marcia, perché la marcia non determina una tecnica di guida, ma determina uno spunto della vettura, quindi noi mettiamo le marce. Schumacher ha vinto un Gran Premio di Formula 1 in quinta marcia, figuriamoci se non riusciamo a fare una rotonda a 60 km/h in quinta marcia, no? Quindi è una cosa, una barzelletta già solo raccontarla. Questi ragazzi si sentono dire questo, e quindi per pensare a queste cose da una legge che tra l'altro ai fini culturali non li appoggia, perché l'istruttore di scuola guida è esonerato dalla cintura stradale e quindi non mette la cintura, e poi abbiamo gli incidenti dei ragazzi del sabato sera che fanno gli incidenti mortali perché non portano la cintura. Certo, se il maestro ha dimostrato che la cintura non la devi portare, non è un buon esempio. Abbiamo ancora incidenti stradali per le cinture sedute dei sedili dietro, e l'ingegnere ti promuove o ti boccia seduto dietro, tanti ingegneri senza cintura stradale. Quindi diciamo, questi ragazzi cosa pretendiamo? Che educazione e che cultura stradale possano avere? Poca. E quindi direi che i problemi sono tanti. Per risolverli posso dirti solo qual è la cosa per il modo per risolverli, anche ai fini proprio di legge: ascoltare chi è mestierante, non ascoltare tutti, devono far parlare un professionista per dire come si può migliorare la sicurezza stradale. Senti, però sicuramente l'elemento chiave è l'esperienza diretta, cioè il fatto di provare in prima persona una situazione di emergenza, una situazione mai provata prima probabilmente, e capire come bisogna reagire facendo magari più e più volte lo stesso esercizio, questo fa la differenza. Sono pienamente d'accordo su quello che hai detto, e sono io un sostenitore da lunga data di corsi di guida subito, appena presa la patente, addirittura meglio se fatti prima all'americana, no? Foglio rosa a 16 anni, cominciamo a spiegare bene ai giovani come si guida. Una domanda molto banale, se vogliamo, però è chiaro che già le famiglie devono sostenere un costo per far prendere la patente che non è irrisorio. Quanto costa un corso della Calcagni Driving School? Ma io ho tre figli, a questa risposta ti rispondo con i figli. Io ho tre figli, ai figli penso gli si dà tutto. E oggi un figlio, oggi troviamo, io mi vergogno in certi casi di dirlo, la mia figlia di 7 anni ha il cellulare da 2 anni, perché purtroppo lo toglie ai fratelli se non glielo do, quindi un genitore oggi o lo compra o si vede costretto a comprarlo, può tirare alla lunga ancora 2 o 3 anni. Ma e quindi non badiamo a spese, purtroppo o per fortuna, ma con i figli è così. Pensare che la vita di un figlio valga
di meno di un costo di 200 euro, che è il costo del corso di guida sicura, mi vergogno solo a dirlo. Quindi quando mi rispondono anche la parte commerciale, mi risponde io non riesco a vendere il corso a 200 euro più IVA, io dentro di me dico io ce l'ho messa tutta per aiutarti, ma non è un problema mio, è un problema che purtroppo è un problema culturale. Dobbiamo cambiare la cultura e l'educazione stradale. Non c'è Calcagni, non c'è nessun pilota, nessuna persona che può trasmettere questo. C'è soltanto da migliorare la cultura stradale e capire che se il corso è veramente utile e può veramente salvare la vita, dovrebbe costa quanto costa, io devo andarci per forza. Ma in questo caso il mio scopo è stato proprio quello di abbattere il costo, perché capisco fino a quando un corso in pista può costare 1.500 euro più IVA, che sia proibitivo per una gran parte di persone, anche perché dura un giorno il corso, o al massimo due, ma tendenzialmente quei prezzi sono per un corso. Ma ragazzi, trasmettere la stessa didattica, la stessa teoria, lo stesso messaggio, la stessa professionalità, le stesse vetture, non solo con i doppi comandi, gli stessi esercizi, quindi le stesse perdite, aderenza e manovre d'emergenza, ad un costo di 200 euro più IVA, ragazzi, non c'è più scusa. Sono d'accordo. Allora, fra 6-7 anni preparati che ti mando mia figlia, eh? Senti, proprio con questo in quest'ottica è nata anche una nostra piccola collaborazione che vorrei lanciare proprio in questa occasione. E cioè Gianluca Calcagni ci insegna qualche trucchetto su come ovviare a delle situazioni di emergenza. Ed è proprio da questa diretta che vorrei lanciare il primo di queste pillole, le abbiamo chiamate pillole di saggezza sulla guida sicura a cura di Gianluca Calcagni per Ruote in Pista, che ovviamente metteremo a disposizione anche sotto forma di playlist su YouTube e saranno ovviamente disponibili anche sui canali che trovate nella descrizione qui sotto del video che stiamo trasmettendo in diretta. E la prima pillola abbiamo deciso di dedicarla al sovrasterzo. Allora, se tu sei d'accordo, io saluterei tutti i nostri spettatori e manderei in onda questo servizio per salutarli e invitarli già da ora a la settimana prossima, più o meno alla stessa ora, quando rilasceremo la seconda puntata, e poi ogni settimana, il venerdì pomeriggio, manderemo queste pillole di saggezza, magari proprio propedeutiche per il weekend, quando si ricomincerà a guidare, ci sarà la frenesia di volersi mettere al volante e magari andare anche in giro con gli amici giovani, insomma, che ritrovano la loro libertà, magari con qualche nozione in più che li farà essere un pochettino più sicuri. Va bene? Perfetto, tanto ripartiamo, io spero, tanto ottimismo, perché stiamo per ripartire. Ciao a tutti, alla prossima. Grazie, grazie a Gianluca Calcagni, e restate sintonizzati per questa pillola di 2 minuti e poi appuntamento alla settimana prossima. A chi non è mai capitato di sentire il posteriore della propria auto scappar via? Bene, questo fenomeno si chiama sovrasterzo. Il sovrasterzo può esistere di due tipi: sovrasterzo di dinamica della vettura e sovrasterzo di potenza. Sovrasterzo di dinamica, indipendentemente dalla trazione anteriore, posteriore o integrale. Di potenza, esclusivamente con la trazione posteriore. Il sovrasterzo di dinamica è causato dal guidatore, mentre sta effettuando una curva, un improvviso rilascio del gas o un'improvvisa frenata, chiaramente il posteriore si alleggerisce e nasce una perdita d'aderenza sul posteriore. Completamente diverso il sovrasterzo di potenza, che noi nel nostro corso di guida sicura simuliamo con un semplice tornante, con una situazione critica grazie a un asfalto bagnato o meglio ancora una fascia di resina verniciata per abbassare il coefficiente d'aderenza. L'allievo affronterà l'esercizio in seconda marcia sempre con l'istruttore a bordo, e mentre sta affrontando il tornante, sta curvando, nel momento in cui ha quasi il massimo angolo di sterzo, l'istruttore chiederà di dar gas e passaggio dopo passaggio aumentare sempre di più l'intensità di gas.
Bene, sarà proprio il gas la causa della perdita di aderenza sull'asse posteriore per un mancato sincronismo gas terzo. L'esecuzione corretta dell'esercizio sarà quella di controsterzare, alleggerire il gas o toglierlo totalmente e come ultima fase la fase del riallineamento. Quindi l'allievo non dovrà guardare dove sta andando l'auto che si sta girando, ma dovrà guardare dove voleva andare e dove doveva andare.